La storia del castello che non c'è inizia molti secoli fa su un poggio erboso che domina la Val Fontanabuona, nei pressi di San Colombano Certenoli. La collina che abbiamo alle spalle, apparentemente una collina come tante altre, invece ha una particolarità, ha una storia. Quella era la collina su cui sorgeva il castello di Romaggi. È un fortilizio di cui però non ci sono documenti, è soltanto nella tradizione locale la definizione di castello, data anche al borgo che da qui non si vede, che è dalla parte opposta, che sorgeva diciamo ai piedi di questa collina, e che già ancora nelle carte settecentesche è indicata come castello. La toponomastica difficilmente inganna. Se questo poggio da tempo immemorabile viene chiamato castello, certamente ha ospitato in un lontano passato una fortificazione. Si deduce però che questo manufatto deve essere stato abbandonato già intorno all'anno 1000, proprio quando l'Europa feudale si riempiva di castelli per difendersi dalle invasioni. C'è da pensare che già attorno al 1000, 1100, quando ci sono le prime notizie sull'incastellamento, questo di Romaggi avesse ormai perso la sua funzione e quindi fosse un castello precedente al 1000. Se dell'ipotetico castello non resta alcuna traccia visibile, a pochi metri di distanza si trova un microscopico borgo abbandonato, chiamato castello anche lui, che fino a 40 anni fa era abitato e dove si può ancora facilmente leggere nelle pietre la sapienza costruttiva degli abitanti del luogo. Un esempio di architettura rurale, semplice e possente, del quale si apprezzano ancora elementi architettonici con un valore estetico. Ci sono bellissimi esempi di architettura spontanea, architettura rurale, soprattutto evidenti negli spigoli così belli delle case e nelle volte fatte con pietre messe ad arco e poi nelle finestre, nei finestrini, nelle feritoie. Ecco, esempi bellissimi di un'architettura che ormai sta crollando. Il borgo di Castello fa parte della piccola frazione di Romaggi, 40 abitanti in tutto, contando anche la dirimpettaia frazione di Costa di Romaggi. Romaggi è un pugno di case appoggiate sul punto più elevato di un ripido crinale, con vista panoramica a 360 gradi. I pendii su entrambi i lati della collina sono molto scoscesi e per questo l'ingegno dei residenti ha escogitato come mezzo di trasporto pratico e veloce di cose ma anche di persone la teleferica. A Romaggi se ne vedono ancora moltissime, per la gran parte ormai in disuso, ma alcune ancora in esercizio. La principale è però pubblica, venne costruita da un consorzio di cittadini negli anni 50. Costituiva l'unico mezzo di trasporto dell'epoca perché la strada carrabile fu poi costruita negli anni 60. Collegava Romaggi con la Fondovalle e nell'altro lato Romaggi con Costa di Romaggi, che è l'unica frazione del paese. Il paesaggio di Romaggi, come quello di gran parte dell'Appennino genovese, fino a 50 anni fa era molto diverso da quello selvaggio che vediamo oggi, dove la foresta si espande senza freno. Per secoli, infatti, qui le colline sono state disboscate, terrazzate e dissodate per ricavarne coltivazioni. Il risultato di questo durissimo lavoro di generazioni è ormai visibile solo in alcuni piccoli angoli, ma conserva una bellezza paesaggistica straordinaria. Sono fasce che sono state ricavate strappando il terreno al bosco e alla montagna con grande fatica da parte dei nostri antenati, fasce che vi è stata la necessità nel 700 e nell'800 di aumentare la produzione agricola proprio per sfamare la popolazione che era notevolmente aumentata. Nelle parrocchie della vallata come quella di Romaggi che abbiamo qui dietro di noi
sono ancora conservati i registri parrocchiali, che sono una fonte documentale importante per studiare anche la popolazione di queste vallate. Beh, direi che sono la fonte principale sicuramente, perché dai registri parrocchiali e dagli altri documenti conservati con cura nei secoli da parte dei parroci e dei parrocchiani, noi troviamo una serie di informazioni anche sulla vita proprio sociale della popolazione. In particolare per quanto riguarda i registri parrocchiali di Romaggi, siamo anche riusciti a ricostruire un attimino l'attività lavorativa di questi abitanti nel passato. A metà dell'Ottocento oltre l'80% dei capi famiglia lavoravano esclusivamente nell'agricoltura. La restante parte effettuavano lavori di artigianato come muratori e falegnameria. E le donne contribuivano notevolmente all'attività e al reddito familiare, essendo impiegate per il 70% nell'attività manufatturiera della tessitura, quindi filatrici e tessitrici, specialmente di seta. La chiesa che conserva i registri parrocchiali di Romaggi si presenta in splendide condizioni, grazie al recentissimo restauro dovuto alla munificenza di un cittadino americano discendente di emigranti, John Holson, nipote di una Teresa Chiesa che, per volere testamentario, destinò una somma proprio al restauro della chiesa. La chiesa, nella forma attuale, venne restaurata ed ampliata dopo il 1792. Però la chiesa di Romaggi è molto più antica, abbiamo già tracce nel 1174 documentali di una chiesa che si chiamava San Michele del Dente, che per tradizione appunto viene indicata in una zona qui vicino al passo di Romaggi, e addirittura abbiamo trovato durante le ricerche nell'archivio parrocchiale un riferimento di fine Settecento proprio a questa chiesa originaria San Michele del Dente. Nel 1348, durante la Grande Peste, la popolazione fu decimata e la chiesa, che fino allora era stata indipendente, venne unita a quella di Certenoli. Poi a fine Settecento, per opera anche di Don Bartolomeo Raggio, venne appunto restaurata la chiesa stessa ed ingrandita nelle forme attuali e ottenne la nuova autonomia, la nuova indipendenza.